tutti ragazzi, io sono Mike e questo è Mike's Tech. Spero che questa intro vi sia piaciuta perché ci ho impiegato relativamente tanto. Sta di fatto che oggi andiamo a parlare dell'Apple Watch Serie 3 versus Apple Watch Serie 0. Ok, quali sono le principali differenze? Cominciando dal packaging, abbiamo la differenza ovviamente del cavo. Il cavo dell'Apple Watch Serie 1 era lunghissimo e nella Serie 3 invece è cortissimo. Altra pecca per quanto riguarda il packaging dell'Apple Watch Serie 1 era veramente fantastica, col loghetto Apple stampato inciso e all'interno una forma fantastica con questo vellutino fantastico. Nell'Apple Watch nuovo abbiamo una cosa molto cheap, infatti tutto cartone. Tra le principali differenze per quanto riguarda la parte hardware non ce ne sono, c'è soltanto un leggero assottigliamento del design, che però nella vita di tutti i giorni non si nota. Quindi le principali differenze tra Apple Watch Serie 0 ed Apple Watch Serie 3 sono: ok, non ce ne sono. L'unica cosa che è cambiata è che questa Apple Watch ha il GPS, possiamo infatti andare a fare sport senza aver bisogno del nostro iPhone per tracciare il percorso, e in più abbiamo anche l'impermeabilità. Questa cosa nell'Apple Watch Serie 0 era una via di mezzo con quella che ora c'è sull'iPhone, ovvero IP67, mentre qua ora è IP68. Purtroppo Apple ha fatto veramente molto casino per quanto riguarda l'Italia e gli stati non supportati dall'Apple Watch LTE. Perché? Perché non ci sono più tutte le versioni in alluminio, anzi non c'è per fortuna, in acciaio volevo dire, e la versione edition e tutti gli cinturini per le varie versioni. Peccato. Questo video si può concludere, da Mike è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Se questo video non raggiunge i 100 like, con tutto quello che ho fatto per poter fare questo video, chiudo il canale. Comunque il canale non lo chiuderò.